Io ho un ricordo di quelli che non passano mai, di essere esclusa dalla terza elementare. Io ero una bambina qualunque, di una famiglia ebraica atea, quindi non avevo mai frequentato. Non conoscevo neanche nulla delle mie origini in modo particolare. Frequentavo una scuola pubblica vicino a casa e avevo fatto la prima e la seconda elementare, una bambina qualsiasi, normale, bravina, niente di speciale. Ma mi piaceva molto andare a scuola, ero figlia unica. Stare con le bambine, la maestra, andavo molto volentieri. E fu terribile sentirmi dire nell'estate del 1938 che per motivi di nuove leggi io e tutti i bambini ebrei italiani io non avrei più potuto andare a scuola, alla scuola pubblica. Da quella sentirmi esclusa, devo dire, adesso ho 92 anni, quasi, compio tra pochi giorni, ma quel sentirmi esclusa dalla società, così come doveva essere per le leggi razziali fasciste, non mi è mai passato. Ma non solo per tutto quello che è successo dopo, di drammatico, di tragico alla mia famiglia e anche a me, soprattutto alla mia famiglia. Ma proprio quell'idea di essere una bambina che nessuno vuole al di fuori della sua famiglia, dove è molto amata. Ecco, questo è il punto principale della mia vita prima della prigionia. L'arco temporale da quell'esclusione della scuola all'esclusione della società, fino a poi a portarmi a essere arrestata, essere carceri italiane, poi deportata e poi la perdita di tutta la famiglia, sono dei traumi tali, vissuti oltretutto nell'età, io avevo 13 anni quando sono stata arrestata, sono dei traumi tali per cui è molto difficile guarire da questi traumi. Io sapevo benissimo perché mi sentivo così e perché ero diventata quella ragazza e non un'altra. Ma ci sono voluti 45 anni dalla fine della guerra, ci sono voluti l'amore di mio marito, per fortuna incontrato prestissimo proprio qui a Pesaro, che amo tanto anche per quello. Ci sono voluti tre figli, la gioia della maternità, quando credevo che non avrei potuto neanche diventare mamma. E poi una vita normale, una vita di lavoro, una vita di basso profilo. Una vita fatta di grandi affetti familiari, di grandi silenzi. Silenzi anche in casa, silenzi con gli amici, silenzi con la gente, perché un racconto come il mio, che a me costa ogni volta tantissimo, soprattutto allora, subito dopo la guerra, non era capito, non era ascoltato, non c'erano neanche ancora tutte le notizie che ci sono state dopo sui campi di concentramento, per cui sullo sterminio poi non si sapeva e non si voleva neanche accettare. Questo mi aveva fatto fare una scelta con tutte le lettere maiuscole, una scelta gridata, una scelta silenziosa ma gridata dentro di me, che non avrei parlato mai. Invece poi, appunto, l'amore di mio marito, una vita familiare
normale, questa normalità per me è sempre stata molto importante. Quando sono diventata nonna, dopo 45 anni di questo silenzio, sono diventata nonna. E il fatto che quella ragazzina lì, che nessuno aveva voluto e che, a cui erano capitate tutte quelle cose, fosse diventata nonna, quindi il pieno, il massimo della femminilità, dell'essere riuscita ad avere una famiglia e che arrivava addirittura alla seconda generazione, mi ha scosso. E siccome erano anni che io pensavo di non aver fatto il mio dovere, non solo verso i miei adorati familiari sterminati per la colpa di essere nati, ma tutto quello che avevo visto con i miei occhi. E quindi erano anni che io mi tormentavo senza dir niente a nessuno sul fatto di non essere capace di parlare di questo argomento. E la nascita di Edoardo ha fatto sì che timidamente, perché non avevo mai parlato al di fuori degli strettissimi parenti, amici, poi neanche, ha fatto sì che io con grande modestia e umiltà e conscia di non essere un'oratrice, abbia cominciato con amiche che insegnavano, perché il mio punto di riferimento è stata sempre la scuola, prima a un gruppetto, poi a una classe, poi a due classi, e poi a cinque classi, e poi a rendermi conto che ce la facevo, che riuscivo a parlare e che anzi mi faceva benissimo, anzi che gli occhi dei ragazzi, l'attenzione dei ragazzi era importantissima, quindi ho cominciato a dire no, meglio che parli a più persone, non a due classi, a cinque classi, ma a 300, ma a 500, ma a 3000, e finché ho cominciato e sono stata in tutta Italia, sono stata anche a San Francisco, sono stata in Svizzera, là dove mi hanno invitato, sono andata. Io non sono ottimista, non mi sono mai illusa che adesso io ho parlato e tutti sanno, no, assolutamente non è così. È una minoranza assoluta quella che io ho raggiunto, anche se ormai ho parlato per 30 anni tantissimo. E finché avevo mio marito, il ritorno a casa dopo questo vomito spirituale che io avevo avuto nella testimonianza, trovavo subito chi mi diceva: amore mio, ti sei stancata, adesso riposati. E dopo è stato più dura, molto più dura, quando lui si è ammalato e poi è mancato, perché dopo ero sola. Ma d'altra parte il mio racconto è mio, e quindi sono io che non ho bisogno di andare, non ho avuto mai bisogno di andare da uno psicanalista, perché forse avrei spiegato io allo psicanalista, visto che lui non era stato a Auschwitz, come si parla con una che c'è stata. Come nonna, io non sono quella nonnina che stava a casa a fare la calza, io sono molto proiettata verso tutto quello che succede, sono informata. La mia carica di senatrice a vita fa sì che sia a contatto con giornali e giornalisti. E da un po' che io vedo questa Chiara Ferragni, bella, bionda, graziosa, anzi bella, con i bambini belli, il marito che ama, cioè che ha 27 milioni di followers. Quando ho letto che andando a visitare la Galleria degli Uffizi
ha fatto sì che nei giorni seguenti quelli che vendevano i biglietti della Galleria degli Uffizi, tutti contenti, avevano quadruplicato, quintuplicato le vendite. Ho pensato che il Memoriale della Shoah di Milano, che è un'opera importantissima, storicamente vera perché è avvenuto lì il trasporto di migliaia di persone, non solo ebrei, ma anche antifascisti, anche operai che avevano scioperato, cioè tantissime persone che sono state caricate sui treni e deportate. Intorno a quei binari c'è un luogo che si chiama Memoriale della Shoah, che è così poco conosciuto in modo veramente antipodico all'importanza storica del luogo, che poi è in centro Milano, non è che lo devono andare a cercare chissà dove, che ho pensato, ma io vorrei farlo vedere a questa fanciulla che ha l'età dei miei nipoti e che ha 27 milioni di followers. E allora è stata raggiunta la sua segreteria da una mia segretaria e lei mi ha telefonato in modo molto carino, molto, diciamo, un aggettivo che non è adatto a lei, ma che invece ci sta bene, umile. E io le ho detto, vieni a pigliare un caffè da me, ma però senza giornalisti, che stiamo solo io e te. È venuta una mattina alle 9:30. Casa mia, veramente bellissima, anche vista proprio da vicino, è stata ascoltare e con lo stesso atteggiamento, pochi giorni dopo siamo andati sempre io e lei senza giornalisti a visitare il Memoriale della Shoah. Ora, io non so se da questo adesso tutti i ragazzi andranno a visitare. È uno delle Cosa posso dire? Dei tentativi di lasciare una scia, considerando la mia età e considerando quali sono i tempi, per cui se la Chiara riesce a portare agli Uffizi chi agli Uffizi non sarebbe mai andato, penso che la Chiara, volendo, e ho visto quello che ha scritto poi su Instagram, fotografie molto belle che ha messo, che ci sia qualcuno di più che vada a vedere un luogo storico in centro alla città di Milano. È vero, è stato un incontro molto affettuoso. Ma sai, sarebbe quasi impossibile, nonostante io sia diventata una che parla tanto, tradurre, diciamo, in poche battute cosa ha pensato quella bambina esclusa dalla scuola, che diventava una dei sei senatori a vita su 60 milioni di italiani. Io, siamo matti, non ci potevo credere, mi sembrava una cosa assolutamente impossibile, anche proprio per il tipo di vita che, a parte le testimonianze, avevo sempre scelto di fare, di basso profilo. E quindi sono stata. Prima credevo che non fosse vero, perché quando mi hanno telefonato io mi trovavo in un negozio, cambiavo la pila all'orologio e mi ha chiamato una mattina una segretaria della segreteria qui al Quirinale. Io sì, stavo mettendo giù il telefono. No, signora, sono la dottoressa Vattelapesca della segreteria del presidente, non metta giù il telefono. Io, ma scusi, non, per cosa non mi prende in giro? Insomma, io non ci pensavo neanche lontanamente, ma mai mi era venuta in mente una cosa simile che potesse capitare a me. E invece, tra le tre e le tre un minuto, mi ha chiamato Mattarella e non era uno scherzo. Poi dopo arrivare a Roma, entrare in Senato, trovare il mio posto, rendermi conto che ero io, non era un'altra. Devo dire che ogni volta che vado a Roma faccio fatica a raggiungere il mio scranno lì, dire, ma è proprio il mio, siete sicuri? Mi sembra sempre impossibile. C'ho una
una specie di dipendenza psicologica da Primo Levi, perché lui è riuscito a dire quello che nessuno altro è riuscito con le stesse parole. E quando io gli ho scritto, scusi, ma se lei dice che i salvati sono sommersi, perché questa è la conclusione del libro in poche parole, ah, io che mi credevo salvata sono sommersa anch'io? E lui mi ha risposto, non ci sono salvati. Elie Wiesel è stato un letterato, Elie Wiesel è diventato premio Nobel perché era premio Nobel sotto tanti punti di vista. Io ho vissuto a 13 anni, poi 14 che ho compiuto nel lager, e in fondo di quello che c'era fuori da lì non mi ponevo nessuna domanda. Quando uno è in quelle situazioni, il problema immanente di come il tuo corpo resiste, di come eviti un percorso piuttosto di un altro. Per esempio, io lavoravo in fabbrica ed era molto importante essere operaia schiava. Non mi sono mai permessa di ammalarmi, non mi sono mai permessa di fare una domanda, non mi sono mai permessa di farmi notare in nessun modo e non mi sono mai permessa neanche di pensare. Se no sarei diventata pazza. In campo non c'era niente da guardare, bisognava non guardarsi intorno per essere meno disperati. Però alla notte, che arrivava anche presto, poi lunghe notti d'inverno, io mi ero fissata su una stellina che non sapevo che sarebbe stata poi un asteroide della mia vita e pensavo sempre, beh, io sono quella stellina, finché quella stellina brilla, anch'io sarò viva.